Una proposta che ho definito surreale, improvvisata, perché abbiamo decisamente altre priorità. Poi è evidente che qualunque intervento di riduzione delle tasse è utile, ma nel momento in cui siamo dobbiamo capire le risorse comunque limitate che abbiamo, dove le mettiamo per avere maggiore efficacia. Questo è il punto. Non si può discutere in astratto come se fossimo in una fase ordinaria, siamo in una fase straordinaria, ci sono milioni di famiglie che sono in una drammatica difficoltà e hanno ricevuto poco e nulla e comunque vivono nell'incertezza di quello che succederà nelle prossime settimane, di quello che succederà in autunno, ci sono milioni di microimprese che non ce la fanno, allora oggi la priorità è concentrare le risorse sul sostegno ai redditi dei lavoratori e delle famiglie, con una anche prospettiva, nel senso che bisogna ridurre l'angoscia del presente, perché sull'angoscia del presente non si costruisce futuro. Puoi programmare quello che vuoi, ma se hai un così largo numero di famiglie o di imprese nell'angoscia non costruisci futuro. Quindi oggi la priorità è concentrare subito, perché l'altro punto che mi trova, diciamo, in una posizione critica rispetto al governo, è che bisogna intervenire subito. Il governo dovrebbe venire subito, in questi giorni, in Parlamento per avere l'autorizzazione a un terzo scostamento di deficit e fare nei prossimi giorni un decreto che fino alla fine dell'anno dà una qualche certezza a milioni di famiglie in angoscia e a milioni di imprese che non sanno come andare avanti. Poi, dopo aver affrontato questa fase, che è una fase che deve essere caratterizzata, questo lo dico anche agli esponenti di Confindustria, deve essere caratterizzata dal sostegno alla domanda. Oggi sostenere le famiglie, i redditi delle famiglie è la migliore misura per sostenere le imprese, perché sostieni la domanda. Distribuire a pioggia un intervento di un punto, 2 punti percentuali in meno di IVA non risolve nulla, nel senso che vai a dedicare risorse preziosissime a una larga platea che comunque consumerebbe, mentre a quelli che non ce la fanno dai risorse inadeguate per sostenere quei consumi che è l'intervento necessario. Credo che il governo dovrebbe davvero concentrarsi in questi giorni su un ordine di priorità. Anche perché in autunno rischiamo di trovarci davanti a una bomba a orologeria, un conflitto sociale, un periodo molto duro, no? Se non arrivano. Assolutamente, a mio avviso c'è ancora, ma in tanti interlocutori che ripropongono in modo meccanico ricette che forse andavano bene per un'altra fase. Siamo in una situazione in cui bisogna intervenire su chi non ce la fa e fare un intervento così è la migliore ricetta per dare un minimo di ossigeno all'economia e far ripartire anche le attività delle imprese. L'autunno si presenta come drammatico, ma appunto non siamo di fronte a un fenomeno meteorologico, dipende quello che facciamo in queste settimane. Se il governo invece aspetta la nota d'aggiornamento al DEF di fine settembre per intervenire, è chiaro che le stesse risorse che utilizzi tra 2 mesi non hanno l'efficacia che potrebbero avere oggi. Noi Oggi. abbiamo bisogno di evitare che si aggravi la situazione economica e sociale. Intervenire con le stesse risorse tra 2 mesi non è come intervenire oggi. Quindi l'appello che sono settimane che lo continuo a fare anche al ministro Gualtieri, perché c'è Conte, c'è il ministro Gualtieri, c'è il Partito Però questa Democratico. di Conte è stata una fuga in avanti, no? Come mai dopo 10 giorni di consultazioni, di ascolto, di confronto, decide poi di fare una dichiarazione che è sostanzialmente di 10 giorni, questa è rimasta. Francamente non l'ho capito, anche se la dichiarazione è stata dentro, diciamo, una dichiarazione che ha parlato di investimenti pubblici, che ha Sì. parlato di scuola, che ha Di parlato green. di green economy, ha parlato di tanti interventi. Dopodiché, per come funziona la comunicazione, e credo che a Palazzo Chigi siano consapevoli di come funziona la comunicazione, se fai un riferimento puntuale sull'IVA, è chiaro che sposti tutto il dibattito L'attenzione. con un'improvvisazione che non ci serve in questa fase.
Del Mastro, volevo ascoltare prima lei e poi arrivo anche a Rossi, naturalmente.